È nato questo trigemellaggio tra Cittadella, Veneto, Noblesville, Indiana e Nova Prata a Rio Grande do Sul, Brasile. È un gemellaggio nato nel 2006 a Washington attraverso le Sister City americane, un'associazione voluta dal presidente Eisenhower all'epoca dopo la Seconda Guerra Mondiale per diffondere la pace nel mondo, quindi le città americane si dovevano gemellare con le altre città del mondo per creare amicizia e pace, e penso che questo sia lo spirito più importante, al di là poi di tanti ragazzi che siamo riusciti comunque a far conoscere alle famiglie che ci hanno dato una mano ad ospitarli, perché il vero senso è che poi i nostri ragazzi, i ragazzi brasiliani e americani, vivano assieme e si conoscano. È un gemellaggio particolare, un gemellaggio diverso da tutti quelli a cui siamo abituati, ecco, ad assistere o a conoscere, dove si vedono normalmente scambio tra politici che girano magari il mondo per confrontarsi, ma comunque tra politici. Qui invece Cittadella, ancora 17 anni fa, ha voluto puntare sui giovani. È un gemellaggio di giovani, quattro giovani italiani, veneti, quattro giovani americani di Noblesville, quattro giovani di Nova Prata, che si incontrano ogni anno in una nazione diversa. Quest'anno tocca al Veneto, all'Italia, prossimo anno Stati Uniti e poi si andrà in Brasile. Negli anni più di 150 giovani sono incontrati, che ancora oggi mantengono i rapporti, si incontrano anche a distanza. Questo è il futuro, questo è il futuro che vogliamo che il mondo sia un mondo di incontro tra i giovani, perché loro sono il nostro futuro.